Narrare cavo è una cosa abbastanza piacevole per il sottoscritto, circa 32-33 e oltre anni di esperienze in un'azienda in cui il punto di partenza sono i materiali, ma il fulcro è nella maestria dell'uomo che sta dietro alle varie fasi di produzione, una tra le quali è l'estrusione. L'estrusione non è l'elemento da meno, è l'elemento più. È stata definita non una scienza ma un'arte. E il fatto che ci siano persone così esperte nell'estrusione fa sì che siamo diventati dei maestri in quel senso. Il valore del Made in Italy in questo caso è imprescindibile. La filosofia di reference nasce dalle applicazioni, poi ci sono le esigenze di stile sonoro. Quello che adesso fa la differenza non è più se il cavo suona meglio o meno, se il filtro del cavo, in quanto il cavo è un filtro e si comporta come un equalizzatore semiparametrico, virgola, modalità passiva. Quindi la coerenza tra questo filtro e il filtro di partenza permettono il trasporto del percorso del cavo, perché mette in condizione lo strumento di dare il meglio per cui è stato progettato da quel signore. Nel recente tempo, era il mese di giugno, e i nostri rivenditori ci stimolavano a valutare anche per l'assenza del lavoro che c'è stata per 2 anni, quindi mi invitavano a progettare un cavo reference che potesse avere un costo inferiore. Allora, grazie a tutta la ricerca eseguita precedentemente, abbiamo tentato di dare un nome al modello. Quindi, entrando in un negozio, più volte ho sentito: mi dai un cavo? Però intendevano dire: mi dai un cavo che costa poco, perché vicino alle esigenze, senza sberleffi verso nessuno, proprio realtà fisica. O in certi altri era basato sul non credere che un cavo fosse utile allo scopo del suono. Qui ci si può dividere, ma ci sta. Abbiamo deciso di dargli il nome, dammi un cavo. Ed è questo qui. Poi doveva esserci anche la distinzione per individuarlo. Reference è nota per dare un codice colore. Come si fa con le resistenze elettriche? Abbiamo il blu per Rick 01, il rosso per Rick S01R, metal, blu, rock, marrone, l'acustico. E a questo cavo che colore gli si poteva dare? A dammi un cavo. Allora, la provocazione era: qual è il colore che fa scandalo, che è difficile da digerire? Il nero poteva starci, e qui non c'è nessun problema. Ma la cosa che è venuta fuori era: ma è proprio possibile che se un artista come Prince, andando a vedere Purple Rain, già dalla parola è già un significato ovvio, io ho avuto la fortuna di lavorare per almeno 8 ore con questo signore. Posso dire che per me è uno dei tecnici più bravi che io ho incontrato. Lui, dopo aver fatto i suoni sul palco, anche quello degli amplificatori, e lui ha messo le mani anche lì, oltre che nel mixer di palco. Poi lui è sceso in sala e al fonico della Britannia Row gli ha detto: per favore, ti puoi mettere dietro di me? Ma non gli ha detto di spostarsi, di rimanerci. E lui ha fatto fare di nuovo il soundcheck alla band, col medesimo repertorio precedente, tranne la sua performance, e ha aggiustato tutto, dai filtri al pre ai livelli di slider. Durante la serata ad Umbria Jazz, in pratica cosa accadde? Che c'era una dinamica esagerata. Io a fine serata avevo un dolore sotto il lobo delle orecchie che nella mia carriera di circa 45 anni di suono non ho mai avuto neanche nei concerti rock, hard rock, metal, nei grandi stadi.
In effetti quel signore aveva tolto tutti i freni a ogni canale creati dai processori. Aveva bilanciato il pre, tanto che tutto quello che usciva era esattamente la coerenza, e per coerenza io veramente ho voluto dedicare questo progetto, non che lo sia da un punto di vista marketing, ma ho voluto dedicarlo a quell'uomo, e allora il colore che ho scelto era vicino a quel colore che per lui era una scelta di campo, e abbiamo pensato di farlo lilla. Tema finale, affidabilità. Perché si è formata l'idea che il cavo, spendendo 5 euro, che di solito è la minore, è la spesa inferiore possibile, a questi cavi si può concedere che si possano rompere, cioè perché vengono scusati e si torna dal negoziante e gli si dice: scusami Nicola, ma voglio un altro cavo come questo. Io gli potrei dire: ma come, se si è rotto perché glielo chiedi come quello? La differenza lo fa a questo punto questa meccanizzazione, cioè il jack è un jack tornito dal tip per oltre 2,5 cm nel conduttore, che è di ottone. Quindi lui, il tip, non è ribattuto come solitamente nei cavi economici. È un unico pezzo e all'interno del jack viene saldato direttamente al cavo. Quindi c'è una saldatura, come per tutti i cavi reference, di alta qualità nei materiali, nulla da risparmiare. Identico uomo, identico saldatore, identico pasta, identico pulizia, procedimento, eccetera, eccetera. Questo jack è in pratica ha una robustezza che permette a darmi un cavo l'appellativo di convenienza senza rinunciare alla affidabilità. Il Made in Italy è in tutto questo.